gli scavi nei luoghi sacri di un'antica città, due giovani archeologi, Derek e Margo, insieme al loro giovane amico Moki, si trovarono improvvisamente inghiottiti dalla terra. Quando la nuvola di polvere si posò, si ritrovarono in una sala gigantesca piena di grandiosi resti e oggetti di un'altra civiltà. E lì, in fondo alla caverna, una porta con una scritta misteriosa. Tutti coloro che varcheranno questa porta attraverseranno il tempo. Idea di dove siamo? La tempesta ha ricoperto ogni cosa. Per fortuna che le tempeste di sabbia finiscono con la stessa velocità con cui arrivano. Visto cosa vi avevo detto? Forse ora riusciremo a capire dove ci troviamo. In Egitto. O siamo in Egitto o quella è la baracca di pietra più grande del mondo. Non è fantastico? Ci troviamo proprio nell'antica terra dei faraoni. Forse riusciremo a scoprire una delle cose più misteriose della storia, come costruivano le piramidi. Vuoi dire che nessuno è riuscito a saperlo? Sono scomparsi alcuni uomini. È un vero egiziano. Credevi di incontrare gli eschimesi? Volevate approfittare della tempesta, eh? Riporta questi schiavi alla fabbrica di mattoni. Schiavi? Fabbrica di mattoni. Ehi, comincio a capire come venivano costruite quelle piramidi. Con le maniere forti. Essere schiavi vuol dire spezzarsi la schiena per il lavoro. Io non voglio. Che cosa stai facendo? Un semplice trucco del domino. Guarda. Oh, che dolore, non potrò più lavorare. Oh, non mi reggo in piedi. Se quel gorilla con la frusta ti prende, non potrai più neanche sederti. Ehi, e non c'è problema, guarda, sono già guarito. Ah, un'altra cura miracolosa. Siete nuovi, vero? Vi troverò un posto per dormire. Oh, grazie. Posso chiederti una cosa? In che anno ci troviamo? Oppure dici un po', perché sei uno schiavo? Perché il faraone ha ridotto gli israeliani in schiavitù per anni ed anni e col tempo la situazione va peggiorando. Gli israeliani fatti schiavi in Egitto, dunque doveva essere intorno all'anno... Su, concentrati, forza! Ecco, credo 1200 avanti Cristo. 1200 avanti Cristo? Wow! E se non sbaglio, fu più o meno in questo periodo che in Egitto... Guardate! Ma non può essere lui! Chi? È andato via tanti anni fa! Ma chi è? Eppure quel suo portamento nobile deve essere lui! Ma lui chi? Sì, è lui! Perché è insieme a suo fratello Aronne! Ehi, avete riconosciuto chi è quello? Eh sì, è Mosè! Wow, Mosè! Mosè, come mai sei tornato tra noi? Il Signore nostro Iddio mi ha ordinato di portarvi via dall'Egitto. Portarci via dall'Egitto? Sì, io vi libererò e vi condurrò in una terra ricca di latte e miele. Il Signore ha anche ordinato ad Aronne di restare al mio fianco. Preparatevi quindi a lasciare questa terra. Diremo al faraone che dovrà lasciar partire il nostro popolo. Andiamo, vi troverò un posto per la notte. E perché non andiamo con Mosè e Aronne al palazzo? Oh, sapete,
Io conosco le guardie. Oh, ma come, non siete contenti? Avrete una terra tutta vostra. E tu credi che quella bestia del faraone ci lascerà liberi di andar via? Ma Mosè ha detto... Sì, lo so. Ma ora vedrete che cosa dice il faraone. E chi ti avrebbe ordinato di venire a parlarmi? Stavo pascolando il mio gregge sul monte Sinai, quando d'un tratto da un cespuglio si sono innalzate delle fiamme. Il cespuglio ardeva di un fuoco vivo, ma senza consumarsi. E allora sentì la voce di Dio che proveniva da quel fuoco e mi ordinava di tornare qui per condurre il mio popolo verso la libertà. Perciò vi ordiniamo di liberare i figli di Israele e di lasciarli andare nel deserto per adorare il proprio Dio. E chi sarebbe questo Dio al quale persino un faraone dovrebbe obbedire? Il Dio degli ebrei. Noi ti supplichiamo di ascoltare il suo volere se vuoi che l'Egitto sia risparmiato dalla punizione divina. Ehi, che fegato! Se questo vostro Dio è onnipotente, allora datemi una prova dei suoi poteri! Sì, egli ha comandato ad Aronne di mostrarti un segno. Guardate! Getterò il mio bastone e si trasformerà in un serpente! Ragazzi, visto che roba? Ho visto! Ascolterò il consiglio di Mosè. Ha detto, lascia andare la mia gente e io me ne vado. E ora darai ascolto alla volontà del nostro Signore e libererai gli schiavi ebrei. Non è altro che uno stupido trucco. Anche i miei maghi sono in grado di farlo. Fategli vedere! In nome di Ramsete, potente dio dell'Egitto. Visto? È un trucchetto da niente. Il vostro dio l'avrà imparato da loro. Non deridere il nostro signore o sull'Egitto si abbatterà la morte e la pestilenza. Basta! Voi state cercando di allontanare la gente dal proprio lavoro. Ma io non intendo liberare i miei schiavi dalla loro condizione. Andatevene! Punteggio 1-0 per il faraone. Oh, faraone, guarda! Quel serpente di Aronne sta mangiando gli altri tre! Sono cose che non mi riguardano. Ma sire, in verità non è un trucco che sapremmo fare. Ho già detto che è una cosa che non mi interessa. Niente può eguagliare il potere degli dei d'Egitto. Desisti, Mosè. Il faraone non ci libererà mai. Si sta recando al palazzo sul fiume. Domani lo affronteremo con un altro prodigio divino. Non è uno che si arrende facilmente. Sarebbe meglio se lasciasse perdere. Temo che invece di darci la libertà ci procurerà solo altri guai. Che c'è? Mosè e Aronne chiedono udienza, sire. Puoi farli entrare. Ma perché continuare a riceverli? Perché così, un fiasco dopo l'altro, questi stupidi e presuntuosi ebrei alla fine si dovranno rassegnare al loro destino di schiavi. Il loro dio non è più forte del faraone. Shh, eccoli lì. Faraone, ti chiediamo di nuovo di lasciare andare il nostro popolo come ha ordinato il nostro dio. E ti mostriamo un altro segno della sua potenza. La sua potenza? Volete vedere qual è il più potente dio d'Egitto? Vi basta guardare lì, oltre il fiume. Guardate il tempio di Abu Simbel. E ditemi che cosa vedete. Il faraone. E non una sola statua, ma due. Cosa ha fatto di grande il vostro dio per poter rivaleggiare con me? Dov'è un altro tempio più maestoso di quello che stia a dimostrare la sua potenza? A quanto pare il punteggio sta diventando 2-0 per il... Ma ora tu guarda il fiume che scorre davanti ai tuoi idoli. Visto che non vuoi ascoltarci, il dio degli ebrei mi ha dato il potere di trasformare l'acqua in sangue!
In tutto il paese, persino i pozzi e gli stagni sono rossi di sangue e i pesci moriranno e tutto esalerà all'odore della morte. Temo proprio che non finirà qui. Andiamo a dirlo agli altri schiavi, forza! E ora, ubbidirai al potere del nostro Dio? No! Questo segno non dimostra niente. Andatevene e non voglio più vedervi. Guardie! Hanno cercato di raggirarmi. D'ora in avanti più frustate e meno cibo. E inoltre separeremo anche le famiglie. Beh, che cosa c'è? Quest'anfora era sigillata. Questo è un trucco che i nostri maghi non sono capaci di fare. Volete forse dire che il dio degli schiavi ebrei è più potente del faraone d'Egitto? Non è possibile! Mosè ce l'ha fatta! È riuscito a convincere il faraone! Ha trasformato tutta l'acqua del paese in sangue! Guardate! Ehi, iniziate a fare i bagagli! Si parte tutti quanti! Ma fate in fretta! Ma com'è possibile? Ecco che arriva il capo! Sentirai che roba! Allora, avete saputo cosa ha fatto Mosè? E il faraone ha reagito! Oh sì, certo che ha reagito! Ha emesso per voi dei nuovi ordini! Comincerete subito a lavorare notte e giorno per scavare dei nuovi pozzi, finché non troverete dell'acqua pulita. Ringraziate Mosè se ora il vostro lavoro è raddoppiato. E se ci sarà dell'altro sangue, quello sarà il vostro! Ricordi che bei tempi? Quando se volevi un po' d'acqua, ti bastava aprire il rubinetto. E magari aggiungere qualche cubetto di ghiaccio appena preso dal frigo. Beh, non facciamo i nostalgici. Guardate chi arriva. Hai sentito? Il faraone ci ha messi a scavare pozzi. Lo so, ma presto. E tu dici di volerci aiutare? Possa Dio punirti perché ci hai resi ancora più odiosi agli occhi del faraone. Ma presto, sarete liberi. No, tu non ci stai liberando. Stai offrendo al faraone un'altra arma contro di noi. Il faraone cederà perché un flagello sta per abbattersi sull'Egitto. Credevo che il nostro compito fosse di convincere il faraone, ma è la nostra gente che deve essere convinta. Chissà che tipo di flagello Mosè manderà questa volta sulla terra. Non riesco a immaginarlo. Oh, guardate, un rospo è saltato sopra il nostro carro. E lì ce n'è un altro. E un altro, e un altro ancora. Ehi, Mocchi, girati. Guarda quanti rospi qua dietro. Non posso, ce n'è uno proprio sugli occhi. Guarda quanti. Oh, ecco cos'era. Ha fatto venire un'invasione di rospi. Allora, siamo intesi? D'accordo, parlate col vostro Dio. Ditegli di fermare l'invasione di rospi sull'Egitto e io lascerò andare il vostro popolo. Andate, avete la mia promessa. E quando lo farai, faraone? Domani. Da domani sarete tutti liberi. Ebrei! Scaricate la roba da quei carri e tornate al lavoro. E chi lo ordina? Tu che dici? Il faraone? Ma soltanto ieri era d'accordo a lasciarci partire. Allora avrà cambiato idea. Al lavoro, schiavi! Lo sapevo. Non ci lascerà mai andare, mai. Il faraone sarà punito per la sua ipocrisia. Il Signore manderà dei flagelli ancora più terribili su questa terra. Figli di Israele, poiché la vostra forza d'animo vacilla, io vi ordino di avere fede nel Dio vostro Signore, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Egli non ci abbandonerà, perché egli esiste e veglia sempre su di noi. Sapete una cosa? Credo che dovremmo andarcene di qui. Siamo in Egitto già da un bel po' e poi questo lavoro mi spezza le ossa. Sì, certo, lo so. Ma ecco Mosè. Forse ha un nuovo piano. Hai sentito? Il faraone ci ha aumentato di nuovo il lavoro. Ci dà più frustate e meno cibo. E i nostri bambini sono denutriti. Amico mio, fammi finire. Prima che tu tornassi, riuscivamo a vivere. Il lavoro era pesante, ma riuscivamo a farlo. Tu invece ci hai reso la vita ancora più insopportabile. Abbiate pazienza. Un altro flagello si abbatterà sul faraone. Lasciami parlare ancora.
Tu, Mosè, sei una sventura per tutti noi. Quelle voci che tu senti, come possono essere quelle del nostro Dio, se i suoi segni non fanno che provocare maggiori sofferenze? E che cosa hanno risolto i flagelli? Niente, pensaci! Dopo i rospiti fu l'invasione di mosche, che scesero sugli egiziani e resero l'aria così disgustosa e irrespirabile che il faraone acconsentì a lasciarci andare. Ma dopo che le mosche sparirono, egli ancora una volta non mantenne la promessa e noi tornammo a fare gli schiavi. Il flagello seguente si abbatté sul bestiame. I buoi, i cammelli e i cavalli morirono, così come ogni pecora al pascolo. E il flagello della grandine, che si abbatté con una forza mai vista e devastò i campi, distrusse i raccolti, e fulmini spaventosi sferzarono la terra come fuoco e fiamme a cui nulla poté resistere. E infine la piaga delle cavallette, che divorarono i germogli delle nuove piantagioni, e per ogni flagello una promessa non mantenuta. Quel vecchio ha ragione. Niente può smuovere quel faraone.